Vedo Donatello che mi fa dei segnali. Vado. Okay. Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti a questo evento, l'abito non fa il genere, che prevede la premiazione dei partecipanti al concorso, delle persone partecipanti al concorso, appunto dallo stesso titolo, l'abito non fa genere, che è stato bandito dal CUG, Comitato Unico di Garanzia, per raccogliere fotografie che mettano in discussione gli stereotipi di genere costruiti attraverso l'abbigliamento. C'è stata una buona partecipazione a questo concorso fotografico, oggi ci sarà appunto la premiazione delle prime tre fotografie vincitrici, inoltre con queste fotografie sono state organizzate due mostre, una mostra virtuale che verrà inaugurata e che potremo vedere tra poco, con tutte le foto che sono state inserite in graduatoria dalla commissione giudicatrice che è stata composta da membri del CUG, Stefania Galli, Tiziano Mancini e Alessia Ventani e la sottoscritta e dal prorettore alla didattica e alla comunicazione interna e esterna, professor Giovanni Boccia Artieri. Inoltre con le fotografie, con le prime 25 classificate abbiamo organizzato una mostra in presenza fisica presso la biblioteca di San Girolamo che pure verrà inaugurata e che starà aperta fino alla fine di aprile. Questa giornata sarà accompagnata da una tavola rotonda per riflettere appunto su abito e genere, passato, presente e futuro, perché gli abiti sono stati storicamente molto importanti per la costruzione delle identità di genere, ma nello stesso tempo sono molto cambiati nel corso dei secoli. Quindi questo, diciamo così, appare un modo un po' originale per festeggiare la ricorrenza dell'8 marzo, della festa delle donne, nell'andare a scavare, ad analizzare come l'identità delle donne e degli uomini è stata costruita nei secoli anche grazie all'abbigliamento. Fatta questa breve introduzione, do subito la parola al magnifico rettore che ringrazio per essere qui e per aprire questo evento. Grazie. Allora, inizio un saluto a tutte le donne, mi sembra opportuno ricordare questa giornata. Dunque, innanzitutto ringrazio anche il CUG per aver organizzato questo concorso fotografico. Ovviamente, data la mia età, devo fare qualche ricordo passato degli anni 70, perché questo, diciamo, questo tema dell'abito era un ricordo, mi avete fatto venire in mente un ricordo che all'epoca non era tanto l'abito ma era i capelli, era quello che cominciava, diciamo, a non più differenziare i ragazzi dalle ragazze. È un ricordo chiaro che quando frequentavo, appunto, la domenica si andava a messa, mi ricordo che ancora c'erano i banchi, cioè il lato sinistro mi ricordo erano le ragazze, il lato destro i ragazzi, e a un certo punto in mezzo ai ragazzi c'era un ragazzo con i capelli lunghi che da dietro sembrava una ragazza, quindi diceva, ma quello che cosa fa lì, perché si è messa lì, no? E poi invece, insomma, abbiamo scoperto che era un nostro coetaneo, forse era un po' più grande di noi, e aveva portato, era stato uno dei primi Urbino che con i capelli lunghi. E quindi è stato questo tema dei capelli. Poi sul lato dell'abbigliamento, sì, anche sul lato dell'abbigliamento, cioè lo stile, i jeans, certe cose erano sostanzialmente un modo di vestirsi che non si differenziava molto più. Le cose sono un po' cambiate negli anni, no? Ci sono stati gli anni in cui invece c'è stato un ritorno verso una, diciamo, una differenziazione di genere.
Una volta si diceva l'abito non fa il monaco, in questo caso appunto l'abito non fa il genere, penso che sia una cosa che ormai sia acquisita, ecco, non credo che ci sia molto da dire. Se ci fate caso, anche ci sono delle pubblicità attualmente nel quale, cioè, non so, ultimamente ho visto su Vinted, credo, che c'è un ragazzo che appunto ordina per posta dei vestiti da donna. È proprio il messaggio quello, ognuno si veste come per esprimere la propria personalità, no? Quindi da questo punto di vista penso che sia un altro messaggio che fa venir meno delle barriere culturali che appunto molte volte invece in alcuni contesti rimangono caratterizzate. Gli ambienti di lavoro, sull'università è un ambiente di lavoro un po', diciamo, un po' particolare, no? per tanti motivi, ma in molti ambienti ancora invece queste differenze sul modo di vestirsi, insomma, sono ancora caratterizzate. Però, ripeto, grazie di aver organizzato, perché credo che sia un messaggio importante da dare, e mi fa molto piacere, anche saluto i vincitori del concorso fotografico. Io purtroppo abbiamo un impegno, due impegni che non riusciamo proprio a, non sono compatibili con l'impegno che avevo preso con Raffaella per la premiazione. Cercherò, appena mi libero dal primo, cercherò di farvelo sapere, quindi se riusciamo a fare la premiazione prima che inizi l'altro impegno lo faccio volentieri. Grazie e buona giornata della donna. Grazie, buongiorno a tutte. Userò indifferentemente il maschile e il femminile come mi capita, per non fare tutte le volte la roba maschile e femminile. E sono sempre un po' imbarazzato quando ci sono questi tipi di incontri, perché credo che che sono molto importanti. Penso che ci sia uno scollamento generazionale, per cui, come dire, per alcune queste cose sono un tema, un problema, e penso per delle generazioni, diciamo, un po' più giovani, molti dei temi che noi trattiamo come problematici sono battaglie su cui, come dire, si sono già confrontati e confrontate, e cose che si stanno superando. Quindi è molto difficile trovare, secondo me, il tono giusto per fare iniziative come queste. Quindi ringrazio, diciamo, tutti quelli che hanno lavorato sull'abito non fa il genere, perché, come dire, lavorare sugli stereotipi credo che sia una tematica particolarmente importante, lavorare sul linguaggio come si sta facendo all'interno dell'università, come fa CUG da molto tempo, credo che sia un'altra battaglia importante, perché le semantiche che utilizziamo in qualche maniera definiscono e costruiscono i mondi con cui ci confrontiamo. Tendenzialmente di mio sono, diciamo, per le cose che faccio, per le persone che frequento, sono un po' più forse anche troppo radicale per una università, quindi, insomma, non dirò tutte le cose che ho in mente, ma uno dei miei punti di riferimento è il manifesto queer, che comincia con odio gli etero, diciamo, quel punto di vista da cui partire per riflettere su questo tipo di cose, su questo tipo di battaglie. Svecchiare il linguaggio: oggi è la festa della donna, parlare di festa ovviamente è una sciocchezza, perché oggi ricordiamo le discriminazioni che hanno subito le donne, le conquiste sociali che hanno fatto, e non ricordiamo tutta quella parte che non vogliamo ricordare, e che c'è un rimosso molto forte, diciamo, c'è un carico che le donne prendono, in particolare per parlare di genere, che prendono, e che, insomma, ovviamente Raffaella conosce molto bene, che prendono su di sé, che è un carico mentale, che è qualcosa che va nel privato, laddove noi puntiamo l'attenzione giustamente sulle conquiste pubbliche, quindi la parità di genere nel lavoro, lo stipendio, eccetera. Però diciamo, la vera violenza è quella mentale e domestica, di quel carico mentale, come dire, che ogni donna da generazioni porta con sé, e che produce un malessere fisico e psicologico. Lo dico, l'ha scritto molto bene una giornalista, che è una mia amica, si chiama Annalisa Monfreda, che proprio a partire dall'esperienza che ha fatto durante
diciamo, il Covid si è accorta di lei è una manager, gestisce, ha gestito quotidiani insomma molto importanti e ha un marito femminista, ma che quella roba lì non basta fondamentalmente, no? E questo libro ve lo consiglio, è il primo dei due libri che vi consiglio oggi, si intitola Ho scritto questo libro invece di divorziare da mio marito, okay? E parla del carico mentale, di quel problema molto forte che c'è. Un altro libro che vi consiglio di leggere proprio per celebrare queste cose e ricordarcelo è di un'altra amica che si chiama giornalista Simonetta Shandivashi, è I figli che non voglio, e che guarda le cose da un altro punto di vista, parla di una minoranza, di quel 5% di donne che decidono non perché la società italiana non le aiuti economicamente, non perché sono in condizioni, non perché sono delle sfigate che non hanno un fidanzato, un marito, eccetera, ma che lei ha 35 anni, ha una vita sentimentale, come dice lei, turbolenta, nessuno gli fa pressione, ma lei semplicemente non sente il bisogno di avere i figli, no? E dice questo 5% che è una minoranza, va rispettato come minoranza, ma probabilmente le generazioni successive che arriveranno potrebbero fare questa scelta molto più di quel 5% che l'ha fatta adesso, e quindi è un problema che ci dobbiamo porre come comunità senza che questo sia un peso psicologico sulle donne. Allora prendo appunto Annalisa e Simonetta, diciamo, da questo punto di vista come delle cattive maestre che però possono addestrare, secondo me, le ragazze, ma soprattutto i ragazzi che crescono all'interno dell'università, perché forse in questo tipo di campo di cattive maestri abbiamo bisogno di persone come Virginia Woolf, ad esempio, che è stata la prima a lavorare, diciamo, sul costume come tematica di genere, ponendosi in maniera molto molto, una delle prime, non la prima, ponendosi in maniera molto molto forte. Quindi, diciamo, secondo me è molto azzeccato il tipo di lavoro che è stato fatto con L'abito non fa il genere, perché lavora veramente sulla una dimensione stereotipica molto molto forte. Mi auguro, avendo fatto parte della giuria, abbiamo visto molti lavori secondo me rischiavano di cadere nello stereotipo. Okay? Quindi una foto di un uomo che si veste da donna non dice niente di questa cosa qui, è una battaglia di retroguardia, o di una donna che si veste da uomo. Ci dobbiamo spingere forse molto più in là, no? Quindi osare molto di più, lo dico alle studentesse e agli studenti e a tutti quelli che hanno partecipato al concorso, dobbiamo osare molto di più, perché il tema dello stereotipo rischia di diventare, come dire, qualcosa in cui rimaniamo fondamentalmente accartocciati quando trattiamo questo tipo di genere. Quindi bisogna spingersi molto più in là, no? su quel più che molto spesso viene messo, no, nella molteplicità di generi, e andare a vedere, come dire, tutte le differenze estreme che possono essere portate avanti da tanti punti di vista, no? Trattando le persone come persone. E le battaglie sono tante sul campo adesso, anche le più strane, anche di alleanze fra piante, animali, uomini e donne, insomma. Quindi dobbiamo spostare veramente l'orizzonte epistemico più in là, questo lo dico da sociologo, e quindi, come dire, azioni come queste sono azioni ancora troppo poco disturbanti per l'università. Quindi mi auguro che a partire da questo possiamo disturbare ancora di più il pensiero non solo del patriarcato o maschile o maschiale dell'università, del mondo che ci sta intorno, ma anche di quello che ci portiamo dentro. Grazie. Grazie mille Giovanni, chiedo anche a Elena Viganò di presentare. Grazie. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Solo due riflessioni su un tema che credo purtroppo sia ancora di attualità. Io non sono esperta né di abbigliamento e genere, né in generale di abbigliamento, per cui ringrazio il CUG per aver portato avanti questo progetto, che per me innanzitutto è un'occasione per imparare, per approfondire un argomento che credo, ecco, vada declinato in due dimensioni evidenti, no? Cioè l'impatto che l'abito, l'abbigliamento ha sul nostro stare bene, e
la capacità di innescare delle reazioni, no, rispetto nel contesto in cui viviamo, la percezione che gli altri hanno di noi. Sono due dimensioni che sono chiaramente collegate, su cui credo ci sia da lavorare molto. È vero, c'è un gap generazionale, è altrettanto vero che oggi, nella giornata della donna, questa è una delle possibili letture che credo sia importante, proprio perché in base all'abito, io credo, si escluda ancora, si discrimini ancora, e per arrivare anche a situazioni in cui, ancora peggio, l'abito diventa un motivo per giustificare una mancanza di rispetto, un dileggio, fino anche alla violenza nei confronti delle donne e non solo. Per non parlare poi di tutto, no? Di tutte le declinazioni che noi potremmo affrontare, non pensando magari all'Italia o all'ambiente in cui siamo abituati a vivere, che di fatto è un ambiente anche abbastanza privilegiato, anche abbastanza particolare, no? Basti pensare a quello che sta succedendo in questo momento in Iran o in Afghanistan, no? È veramente simbolo di una lotta che nella giornata, non della festa, direi, nella giornata della donna, credo che sia importante ricordare. Per cui veramente grazie al CUG per aver proposto questa riflessione, anche grazie per lo strumento che ha scelto, no? Quello del concorso fotografico, che credo sia uno strumento, spero, potente per attirare l'attenzione sul tema e anche per coinvolgere le diverse generazioni, no? Diverse persone, diverse componenti della nostra comunità. Per cui, ecco, credo che sia anche questo interessante da sottolineare, no? Come affrontiamo questo tema. Per cui doppio grazie, un buon lavoro e un invito, sempre a proposito di abbigliamento, il Consiglio degli Studenti e delle Studentesse, insieme all'Ufficio Sostenibilità e in generale l'Ufficio Comunicazione, eccetera, ha lanciato per la prossima settimana uno swap day. Credo che sia, ecco, un modo di diverso di ragionare sull'abbigliamento, di porre anche l'attenzione sulla insostenibilità dei nostri modelli di consumo, ecco. Per cui vi invito lunedì prossimo al Palazzo Battiferri dalle 10:30 in poi a partecipare a questo evento. Vi ringrazio, buona giornata e buon lavoro. Buongiorno a tutti e a tutte. Io ringrazio il CUG, perché chiaramente questo l'abito non fa il genere mi è piaciuto subito l'idea di quando è stato pensato, quando non faccio parte del gruppo che l'ha realizzato, ma ho visto il lavoro che c'è stato prima, come è stato affrontato e l'entusiasmo che all'interno del CUG ha suscitato. Proprio è stato un bellissimo progetto che il CUG ha portato avanti fino a termine. Sono molto curiosa e attendo molto di vedere non solo le tre fotografie premiate, ma anche la mostra. E l'abito lo sappiamo tutti, cioè, è stato già ridetto, è uno stereotipo, perché siamo etichettati, c'è l'evento ufficiale, ci vestiamo meglio, non come tutti i giorni. Quindi continuiamo a nostro modo, nel mio piccolo e forse anche voi, a continuare ad avere abiti diversi a seconda dell'occasione, cioè lo sfruttiamo, perché ormai siamo un po' incanalati, non ci viene più in mente di cambiare un po' stile. Siamo un po' spesso legati ai colori, alle forme, ma perché? Chi ce lo impone? Forse c'è proprio una pressione dall'esterno che ci impone tutto questo, che a determinate occasioni dobbiamo andare vestiti in un dress code particolare. Ma perché? Quando? Ma chi ce lo impone? In fondo non so chi ce lo impone, però io quando vedo i miei studenti e cambia la moda, li vedo sposare quella moda. Vai pantaloni a vita bassa, tutti con i pantaloni a vita bassa. Vai pantaloni a vita alta, 15 giorni dopo tutti i pantaloni. Cioè, vedo un'omologazione abbastanza stretta con quelli che sono i dettami della moda. Ma chi lo impone?
Chi lo decide? Siamo proprio noi oppure è qualcun altro che ci guida in quello che dobbiamo vestire, in quello che dobbiamo alla fine acquistare? Se fossimo tutti così liberi, forse l'economia andrebbe peggio, perché non ci costringerebbe a cambiare armadio, a cambiare abbigliamento, insomma, quello che noi compriamo. E questo, secondo me, ci dovrebbe far riflettere. Chi decide come ci vestiamo? Quindi, in fondo, secondo me, non siamo né uomini né donne poi così liberi di prendere la nostra strada. Siamo abbastanza legati, e quindi rientra in quelli che sono gli stereotipi che in fondo noi accogliamo, perché lo vediamo con i colori, con le forme, costantemente seguiamo quello che qualcuno ci suggerisce. Quindi questo modo indiretto di cambiare un po' il punto di vista mi è piaciuto molto, mi piace molto, e quindi sono molto contenta di vedere la mostra che seguirà. E poi anch'io vi faccio un invito, perché sempre il CUG organizza il CineCUG, che è un evento bisettimanale, gratuito, dove presentiamo dei film, dove è sempre fonte di discussione, di dibattito, di confronto, un vecchio modo, poco innovativo, come direbbe Giovanni, cioè non ci stiamo proprio, non abbiamo creato una cosa nuovissima, ma sicuramente di scambio, di confronto, di tirar fuori le nostre idee e soprattutto le idee di studenti e studentesse. Stasera vi ricordo che ci sarà appunto CineCUG con senza volerlo, un film Wood 2, grazie di tutto, che appunto sfrutterà anche questo tema del come ci si veste e come siamo dentro e che cosa vogliamo far apparire agli altri. Io vi ringrazio e buon lavoro a tutti e a tutte. Grazie Laura. A questo punto passiamo a questa tavola rotonda su abito e genere, passato, presente e futuro, e direi che ci sediamo qui sul tavolo, chi deve intervenire, in maniera che poi scaliamo la parola. Prego. Benissimo. Allora, io voglio un attimo guardare che ore sono, 11:08. Va bene. Bene, a questo punto grazie. Cominciamo questa tavola rotonda che prevede appunto una serie di interventi sul tema del ruolo dei vestiti nella costruzione delle identità di genere. Non va avanti. Eccolo, benissimo. Allora, chiaramente il titolo del nostro concorso e di questo evento riprende il famoso proverbio «l'abito non fa il monaco», però di fatto l'abito non fa il genere, l'abbiamo chiamata così la mostra e il concorso. Ma è opportuno anche metterci un punto di domanda, perché per molto tempo e in parte ancora oggi l'abito in realtà contribuisce molto a fare il genere e a costruirci come donne e uomini, come ci ricordano ancora oggi le insegne, le targhette sui bagni, che sono, diciamo così, un po' un tema
oggi discusso, ma insomma molto spesso troviamo etichette di questo genere. Ora, quindi, come dicevo, storicamente molte società hanno utilizzato e utilizzano l'abbigliamento come un marcatore molto forte dell'identità di genere e prevedono anche delle sanzioni per quello che si chiama cross-dressing, cioè il vestire i panni dell'altro genere, anche se sono noti da sempre casi di persone che vestono panni dell'altro genere e in alcuni casi sono istituzionalizzati. Qui abbiamo una Bornescia albanese. E quindi perché vestire panni dell'altro sesso? Molti casi di donne che hanno vestito i panni dell'altro sesso per fare mestieri che erano preclusi alle donne, come il soldato, il marinaio, oppure per viaggiare più liberamente, oppure per proteggersi da possibili stupri, cioè vestirsi da uomo per proteggersi da questo rischio. Come sappiamo e come si evinceva anche da quello che si diceva prima, purtroppo ancora oggi la cosiddetta vittimizzazione secondaria è quella forma di vittimizzazione che, diciamo così, non solo vede le donne vittime spesso di violenze, ma quando poi queste violenze vengono denunciate, anche le stesse, fino a poco tempo fa e in parte ancora oggi, forze dell'ordine e giudici indagano se la persona aveva la minigonna, se era vestita in un certo modo piuttosto che nell'altro, come a dire te la sei cercata. Quindi purtroppo sono queste tradizioni pessime tradizioni di lungo periodo dalle quali le donne si sono a volte difese proprio vestendo panni da uomo. E peraltro ci sono anche sante che si sono travestite o vestite da uomo in parte proprio anche per proteggersi. Un caso per esempio è Marina quello che si racconta di Marina di Bitinia, e qui vi ho messo un libro in merito. Però non tutte le donne si sono vestite da uomo per occultare la loro identità. Caso molto famoso è quella di Giovanna d'Arco, che vestiva panni maschili, e però peraltro quando è stata condannata una delle accuse era stata anche quella proprio di essersi vestita da uomo. Un altro caso interessante, volendo guardare la storia, è quello di Catelina de Rauso, la cosiddetta monaca alfiere, una monaca forzata che evade dal monastero, diventa un soldato, siamo nel 300-600, uccide molte persone, però alla fine poi viene ricevuta da Papa Urbano VIII, che la autorizza a vestire da uomo purché smetta di uccidere delle persone, quindi diciamo così. E lei vive vestita da uomo. Quindi in qualche modo c'è una casistica interessante. All'inizio del secolo, del Novecento, Giovanni Silvatico Estense, uno psichiatra, pubblicò un libro in cui metteva in evidenza molti casi di persone che si era scoperto essere donne quando avevano passato una vita da uomini. Un caso particolarmente interessante è quello di un noto politico newyorkese che muore nel 1901, Murray Hall, che era sposato, padre di una figlia in realtà adottiva, e poi quando muore, insomma, dopo aver fatto il politico tutta la vita, si scopre che è una donna. Ci sono altri casi. Selvatico Estense pensava che fosse una cosa tipica delle persone omosessuali, quelli usare il travestimento, ma sicuramente in parte questo è vero, ma in parte non è vero, come dimostrano i casi che ho citato prima. E comunque è interessante perché appunto la ricerca storica di nuovo ha messo in evidenza che ha fatto emergere casi di persone appunto in cui uno dei partner di una coppia dello stesso omosessuale si vestiva da donna o da uomo, insomma, a seconda dei casi, per potersi sposare e vivere come una coppia. E non sappiamo quanti furono in passato le persone che fecero questa scelta. Ne conosciamo un po' perché per qualche motivo furono smascherate. Un caso interessante è quello di Caterina Vizzani, una ragazza che nel 700 per 8 anni vive vestita da uomo, fa il cameriere,
con il nome di Giovanni Bordoni, e poi quando a un certo punto scappa con la sua fidanzata perché si vogliono sposare e la famiglia della fidanzata non vuole che si sposino, ma non perché pensano che sia una donna, ma perché è un cameriere, invece la ragazza è di ceto sociale più elevato, mentre scappano la polizia, insomma gli sbirri sparano a questa Giovanni Caterina, e poi quando muore si scopre che è una ragazza, un caso diciamo così, ora molto studiato, perché il medico che fece l'autopsia l'aveva conosciuto come cameriere, non si aveva mai sospettato di nulla, e quindi poi si interessa particolarmente al caso. Dottor Bianchi di Rimini. Allora, la questione del travestitismo è interessante, perché se le società sono molto rigide per quel che riguarda l'abbigliamento maschile e femminile, mettere i panni dell'altro sesso ovviamente facilita l'essere, diciamo così, presi, essere considerati persona dell'altro sesso, e questa possibilità è stata ampiamente sfruttata. Però sappiamo anche che i vestiti cambiano molto nel corso del tempo, quindi andiamo un attimo a vedere come cambiano. Allora, in fondo gonne e pantaloni si sono un po' sedimentati come simboli di abbigliamento maschile e femminile per un lungo periodo, però se noi andiamo a guardare all'antichità, vi ho messo una statua di Giulio Cesare, una di Dante, l'abbigliamento non prevedeva la separazione delle gambe. Un momento importante, adesso al di là, diciamo, parliamo dell'Italia perché ovviamente il mondo è grande, ma insomma in Italia un momento importante per l'assunzione dei pantaloni o della separazione delle gambe come una caratteristica maschile è il periodo tra 3 e 400. Da allora, diciamo così, gli uomini portano un abbigliamento che divide le due gambe, anche se ovviamente in modo diverso a seconda dei contesti, anche se non tutti gli uomini, perché i membri del clero, i bambini e gli anziani hanno continuato per moltissimo tempo, e i membri del clero, insomma, di fatto fino a quelli che continuano a mettersi, diciamo, gli abiti da prete ancora oggi, a non avere questa separazione. E peraltro questi abiti a volte mettono molto in evidenza le caratteristiche di genere. Queste immagini ci mostrano molto, molto chiaramente il fatto. Qui abbiamo il ritratto di Guidobaldo della Rovere, che è appunto uno dei duchi di Urbino, e vedete che ha questa tipica braghetta rinascimentale, così come Filippo II, re di Spagna, che mette molto in evidenza, insomma, con delle opportune imbottiture, hanno questa forma fallica. Allora, passiamo un secondo all'abito femminile. L'abito femminile in realtà rimane, mentre l'abito maschile si divide e mette in evidenza le due gambe, l'abito femminile continua in Italia, in Europa, a rimanere un abito invece che copre le gambe, ed è un abito però che in Europa, a differenza di quello che avviene nel mondo, per esempio medio orientale, dove gli abiti sono molto fluidi, lasciano il corpo abbastanza libero, è un abito che ingabbia molto il corpo, per molto tempo la moda ha voluto che le donne, soprattutto le donne di ceto sociale elevato, comprimessero il seno, perché il seno grosso era associato alle bali, alle donne popolane, e quindi avessero un seno molto piccolo, e invece siccome anche le donne dei ceti elevati, ci si aspettava che facessero tanti figli, invece fianchi larghi, quindi con tutta una serie di elementi dell'abbigliamento che forgiavano l'aspetto esteriore fino a dei livelli esagerati, come questo di Maria Antonietta, che naturalmente rendevano anche difficile il movimento, cosa che era anche una forma di status symbol per le donne di ceto sociale elevato, dire: bene, io non lavoro, cioè posso permettermi di non lavorare. Quindi questa sedimentazione è importante, perché per molto tempo a questo punto pantaloni dall'altra e gonne da una parte e gonne dall'altra vengono a simbolizzare le identità maschili e femminili, e la lotta per le braghe è una delle rappresentazioni della lotta tra i generi, tra donne e uomini. Le donne in pantaloni diventano il simbolo di una sorta di mondo alla rovescia. E da questo punto di vista è interessante, perché i movimenti di
liberazione femminili puntano molto su una liberazione anche da abiti che sono costrittivi, che rendono difficile il movimento. Quindi da questo punto di vista, verso tra 8 e 900 cominciano a diffondersi abiti di tipo diverso, e addirittura c'è una femminista francese, Hubertine Auclair, che dà vita alla Lega per le donne gonne corte, per l'idea che appunto le gonne corte permettano meglio il movimento. Da questo punto di vista anche il periodo tra 8 e 900 e la prima guerra mondiale, durante la quale molte donne lavorano in fabbrica vestite con tute eccetera, è un momento di cambiamento molto importante. Coco Chanel negli anni successivi sarà sicuramente una delle persone, delle sarte, che lancerà una moda molto diversa, una moda che vuole rendere possibile alle donne una mobilità che prima non avevano. Pensate al fatto che un abito da uomo all'inizio del Novecento poteva avere 15 tipi di tasche per tutti i vari ammenicoli, soldi, cipollone, questo e quell'altro. Le donne di solito non avevano tasche, dovevano portare la borsetta, e questo ulteriormente limitava la loro possibilità di movimento. E quindi questa questione dell'abito come un abito che permette di fare delle cose o le impedisce è molto importante, e i movimenti femministi su questo insistono. È interessante perché appunto esattamente 60 anni fa, nel 1963, nascevano probabilmente le minigonne, che in qualche modo volevano proprio permettere anche di muoversi più liberamente, di lasciare le gambe libere, anche se ovviamente i modelli femminili sono anche molto contrastanti. Quindi da certi punti di vista la questione dell'abbigliamento è importante, e nel movimento femminista per esempio è interessante che si bruciano, a un certo punto si distruggono dei reggiseni, perché se i reggiseni in qualche modo, quando erano comparsi, avevano rappresentato un passo avanti rispetto ai corsetti, che erano molto costrittivi, poi vengono visti invece a loro volta come un simbolo di costrizione. Quindi vediamo che le cose sono profondamente cambiate nel corso del tempo. Sempre più le donne hanno cominciato a trasformare il loro abbigliamento. Per certi versi l'abbigliamento femminile è cambiato molto più di quello maschile, e da questo punto di vista l'ispirazione di questa mostra è stata data, di questa mostra, di questo concorso, sono venute un po' da un movimento che c'è stato in Spagna nel 2021 all'insegna dell'hashtag la ropa no tiene genero, gli abiti non hanno genere, che era nato quando un ragazzino era stato espulso dalla scuola per essere andato a scuola con la gonna, e alcuni professori, e poi era stato mandato da uno psicologo perché era andato a scuola con la gonna, e a quel punto alcuni professori, come questo qua, avevano deciso di andare a insegnare in classe con la gonna, e poi il movimento si è diffuso in tanti paesi. Siamo, come diceva prima Giovanni, in un momento di grande trasformazione, quindi da una parte c'è una visione tradizionale, dall'altra ci sono invece delle trasformazioni in atto molto, molto profonde. Si diffonde sempre più un abbigliamento gender neutral, e anche questa, diciamo così, barriera delle gonne per gli uomini comincia a essere abbattuta. Qui ho messo i Maneskin, che insomma ci giocano parecchio. E da questo punto di vista, però, se queste cose in qualche modo sono state introiettate dall'infanzia, e il fiocco rosa e il fiocco azzurro, il vestitino azzurro e il vestitino rosa, le gonnelline e i pantaloncini hanno contribuito molto nel corso del tempo a costruire delle identità maschili e femminili diverse, una diversa educazione fin da piccoli evidentemente potrà avere, o può già ora avere, delle conseguenze importanti. Qui ho messo appunto dei vestitini e dei giocattoli che, diciamo, rispecchiano quella che può essere stata una forma molto tradizionale di costruzione dei ruoli, e nuove bambole che appunto giocano invece con la stereotipizzazione classica di genere.
Detto questo, quindi qui abbiamo questo mondo fluido, dall'altra però, come si ricordava, non posso non ricordare in questo giorno dell'8 marzo appunto le donne costrette a portare il velo, uccise perché non portano il velo, questo mi fa molto riflettere sulla polarizzazione enorme che c'è da questo punto di vista e che richiede un impegno su fronti diversi e con aspetti diversi. Grazie, scusate se mi sono un po' dilungata e lascio subito la parola, tolgo le mie slide, dunque interrompo condivisione, grazie. Lascio subito la parola a Valeria Palumbo, che ringrazio di essere qui con noi, che è giornalista e storica, che ha studiato questi temi, già molti anni fa ha scritto un libro Svestite da uomo e che è sicuramente persona molto adatta a parlare di queste tematiche. Prego Valeria. Buongiorno, grazie, scusate anche se sono a distanza perché ormai è passata la pandemia, diventa quasi imbarazzante non esserci, e quindi poi buon lavoro per la prosecuzione. Allora io riprenderei un attimo alcuni dei temi che ha detto Raffaella, cioè il cross-dressing, cioè il fatto di vestirsi con gli abiti attribuiti all'altro sesso, ha attraversato tutti i secoli, con ragioni appunto che non sono tutte le stesse. Nel caso specifico delle donne è stato un problema molto di più che per gli uomini. Spero che mi sentiate. Aspetta un secondo, che si può alzare il volume? Perché io sono al massimo del mio, quindi non so se... Dicono di avvicinare tu avvicinati al microfono un po', al tuo microfono. Ma io ho il microfono è questo qua dell'auricolare, io più di così in genere... Va bene. Allora, dicevo... Ci sono altri motivi per cui ci si è, come dire, vestiti con abiti attribuiti all'altro sesso, e di questi tre motivi non tutti coinvolgono gli uomini e le donne per le stesse ragioni. Io mi sono occupata in particolare delle donne che si sono vestite da uomo, e qui poi è da stabilire che cosa significhi esattamente, perché come ha detto Raffaella, ovviamente la gonna non è stata una prerogativa delle donne e non lo è a tutt'oggi in gran parte della terra, cioè dall'Africa all'Asia gli uomini indossano tuniche, gonnelline e abiti, come dire, che lasciano libere le gambe. Le donne lo hanno fatto nel corso dei secoli e lo hanno fatto dall'antichità per poter fare tutta una serie di attività che erano loro legate, e quindi questo discorso si lega moltissimo con quello che abbiamo sentito ripetere da alcune autrici. C'è ancora un problema d'audio, perché veramente io sono al massimo e vicino al microfono, quindi temo non sia un mio problema. No, si sente ma non fortissimo. Aspetta che guardiamo un secondo. Siamo al massimo, sì. Siamo al massimo, va bene. Non so. Posso provare a togliere il microfono, ma non so se viene meglio. Provo? A parlare direttamente, vediamo. Così mi sentite meglio? Molto meglio, molto meglio. Perfetto. Ok, va bene. Allora, senza microfono paradossalmente è meglio. Dicevo che il fatto di vestirsi da uomo per fare delle attività maschili era legato ad un altro problema ancora più profondo, cioè il fatto appunto di essere escluse da tutta una serie di attività. Avrei voluto essere un uomo è una frase che io ho ritrovato in moltissimi personaggi della storia, anche recenti, penso a Lisetta Carmi o più recentemente a questa atleta Nasime Khi iraniana che fa arrampicata. Fra l'altro, questo volevo essere un uomo, adesso in America ha aperto un dibattito che ci porterebbe lontano, ma anche la Louise May Alcott è finita sotto il dibattito se era una transgender, perché continuava a ripetere che Jo, lo sapete, Piccole Donne, che è il suo alter ego, vorrebbe essere un uomo. Che cosa vuol dire nel corso della storia voler essere un uomo? Per una donna, appunto, poter fare delle attività che non solo sono negate per legge, ma sono negate appunto perché anche l'abito femminile impedisce di farlo. Vanno dal combattimento alla banalmente anche alla scienza. Sembra paradossale, ma è anche così. Dopodiché, tutto un altro settore invece
quello del fatto di vestirsi con gli abiti dell'altro sesso perché ci si sente effettivamente o attratti dal proprio sesso o ci si sente in un corpo sbagliato, e quindi, come dire, questo è un altro capitolo che ha molto meno a che fare, come dire, con il problema delle donne e della parità dei generi. In più c'è un terzo settore, ancora, perché fin dall'antichità effettivamente ci sono stati tutta una serie di personaggi, e nel mondo antico erano considerati totalmente leciti, che passavano da un sesso all'altro. Io vi ricordo il caso più clamoroso, che è quello di Tiresia, che è il grande profeta, che emana vaticini anche a Edipo, e che passa 7-8 anni da donna e poi ritorna ad essere uomo. Nel mondo classico, non solo l'idea del passaggio, ma anche l'idea dell'ermafroditismo, ne parla Platone nel Simposio, mette le parole in mano ad Aristofane, non è uno scandalo. Quindi, come dire, abbiamo visto che ci sono almeno tre fronti diversi. Tre fronti che, per quanto riguarda il mondo occidentale, hanno un problema all'inizio, cioè nella Bibbia c'è un divieto esplicito di vestirsi con gli abiti dell'altro sesso, divieto che può portare a una condanna a morte. Detto questo, il fatto che l'abito indicasse, come dire, un ruolo oltre che un sesso era talmente chiaro anche agli antichi che, per esempio, l'unica donna che viene registrata come faraone, cioè Hatshepsut, sceglie di non solo di vestirsi da uomo, ma di assumere la barba, perché, per esempio, nell'antico Egitto uomini e donne erano vestiti praticamente nella stessa maniera, quindi il simbolo di distinzione di potere era la barba, e anche l'erede che le viene messa spesso in braccio nelle raffigurazioni viene rappresentata con una piccola barbetta. Quindi, a seconda delle culture, poi questo fatto di essere uomo e donna, come tu hai accennato, può variare. Tu hai fatto riferimento a Catalina de Rauso, di cui appunto Sellerio ha pubblicato le memorie, è uno dei casi, come dire, più eclatanti, perché non solo è una ragazza che sfugge alla monacazione forzata, che è uno dei grandi drammi del passato, ma almeno da quello che appare nelle sue memorie, è proprio un piacere reale ad uccidere, che viene salvata dalla forca, perché alla fine ha ucciso anche suo fratello, solo perché risulta vergine. Questo poi, come dire, dice molto anche del contesto religioso e filosofico in cui si svolge la sua vicenda. Di donne che fanno le spadaccine, in realtà le cronache ne misurano moltissime. C'è un romanzo abbastanza noioso, ma che dal decimo capitolo diventa appassionante, di Théophile de Gautier, che si chiama Mademoiselle de Beaupin, che racconta la storia di una sorta di moschettiera che è esistita davvero, si chiamava Julie d'Aubigny, è vissuta tra la fine del 600 e inizio del 700, è morta nel 1705, molto giovane. Julie d'Aubigny vive facendo al tempo stesso la spadaccina, ma passando dagli abiti maschili agli abiti femminili e alternando i duelli fatti a pagamento al teatro. Questo anche per dire come la dimensione del travestitismo ha assunto spesso nei secoli un aspetto teatrale, diciamo così. Per quanto riguarda gli uomini, vorrei ricordare che per il divieto delle donne di salire sui palcoscenici, in tutto il teatro elisabettiano sono i ragazzi che si vestono da donne e che si comportano da donne, e che nel nostro teatro e nella lirica c'è il paradosso dei castrati, cioè non potendo salire le donne sul palcoscenico vengono utilizzati dei ragazzi che vengono castrati, purtroppo con dei danni per la salute pazzesco, e si arriva all'ulteriore paradosso che alcune ragazze, per poter cantare e salire sul palcoscenico, si fingono castrati. Quindi in un gioco continuo di rimande e di travestitismi che l'opera lirica, penso al Cherubino di Mozart, rimanda in particolare. Io concludo però accennando ad un movimento che è stato molto importante tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, che è quello delle garçons. È uscito anche un libro che è ancora in francese su questo, cioè è vero che nel corso tra la fine del Settecento e tutto l'Ottocento, proprio perché gli abiti femminili si fanno sempre più ingombranti e sempre più ingestibili in qualche modo per le attività che invece gli uomini svolgono normalmente, il fenomeno delle donne che si vestono da uomo anche per gestire
le loro proprietà, perché per esempio in Inghilterra, come sapete, le donne non ereditavano il titolo e quindi non ereditavano nemmeno le terre, si fanno più frequenti. Alla fine dell'Ottocento diventa in qualche modo programmatico, a parte alcuni casi clamorosi come la pittrice Rosa Bonheur, che deve chiedere un permesso per poter indossare i pantaloni perché è una pittrice di animali e quindi ha bisogno di andare alle fiere dei cavalli. C'è tutto un movimento di intellettuali, in gran parte delle quali a Parigi si radunano intorno alla figura di Nathalie Barney, che è una intellettuale non vestita da uomo, ma che ha intorno a sé una serie di artiste, intellettuali, scrittrici, poetesse, che invece si vestono da uomo e che fanno capo alla casa di Nathalie Barney in Parigi, in Rue Jacob 20. Ecco, queste donne si vestono programmaticamente da uomo, come viene considerato all'epoca, cioè con i pantaloni e con le tube in testa, insomma con delle giacche e la camicia bianca, per rivendicare uno spazio di libertà, in questo caso che è al tempo stesso di attività, cioè vogliono fare quello che gli uomini possono fare, le donne no, ma anche di rivendicazione sessuale. In questo momento, o in quel circolo in particolare, diciamo che le due esigenze si fondono, perché gran parte di queste donne sono anche lesbiche, e penso in particolare a Romaine Brooks, che è stata per 50 anni la compagna di Nathalie Barney. Detto questo, vorrei ripetere che questo movimento, il cross-dressing femminile, legato in particolare alla volontà di viaggiare, di fare scienza, aggirare gli ostacoli della legge, accompagna tutti i secoli della storia occidentale, anche con esempi clamorosi del tipo, per esempio, Cristina di Svezia, che è la donna che sigla la pace di Vestfalia nel 1648, cioè pone termine a quella che è stata la guerra più devastante dell'Europa prima della Prima Guerra Mondiale, la guerra dei Trent'anni. È una donna che rinuncia al trono perché non vuole sposarsi, non vuole avere figli, poi in realtà non è esattamente così, perché proprio per tutto il resto della vita, pur avendo rinunciato al trono di Svezia, cercherà di conquistarne altri, che si veste da donna, che fa la spadaccina, che esibisce apertamente i suoi amori lesbici e che sceglie la Roma della Controriforma. Arriva a Roma proprio nel momento del 1650, nel momento più cupo della Controriforma, eppure, come dire, riesce a mantenere i suoi comportamenti, certo, anche perché finanzia moltissimo la Chiesa, e questo ovviamente è per ricordare anche tutte le contraddizioni della Chiesa. La cosa curiosa è che appunto a lungo si è dubitato che fosse davvero una donna, e l'analisi del suo scheletro è stato fatto in tempi recenti. Questo per dire che il dubbio che le donne più attive, più dinamiche e più, come dire, ribelli fossero in realtà degli uomini, perché agli uomini sfruttavano queste caratteristiche, è durato fino a tempi molto recenti. Io mi fermerei qui, grazie. Grazie, grazie mille. A questo punto, hai un PowerPoint? No. Okay. Benissimo, prego, prego, allora Fatima. Molto, in maniera molto originale l'ho intitolato 8 marzo il file, così. Va bene? Ecco. Intanto buongiorno e buona giornata a tutte e tutti noi, e grazie al CUG per avermi... Mi sentite? Sì, adesso lo metto. Per avermi invitata a contribuire a questa iniziativa, che credo che sia, come dire, anche di grande attualità, no? Nei suoi termini. Com'è che il mouse? Facciamo così, via, abbiamo risolto. Ok. Allora, io sono una sociologa, quindi rispetto a chi ha parlato prima ovviamente ho una prospettiva differente, e sono abituata a ragionare in quelle coordinate concettuali che vanno dal sesso al genere. Quindi, che cosa c'entra l'abito? Ovviamente non sono un'esperta di abiti, mi piacerebbe anche saper cucire, ma non ho questa capacità.
Ma come dire, nel mio percorso mi sono trovata più volte a imbattermi e a ragionare su che cosa significhi l'abbigliarsi, no? Per i nostri corpi, che comunque sono corpi sessuati, in una molteplicità di differenze che oramai abbiamo capito non sono ridotte a una, come dire, oscillazione o una opposizione di tipo dicotomico maschio-femmina, e anzi l'abbigliarsi, la prospettiva storica che le due relatrici ci hanno illustrato, ci aiutano anche a capire che è un, come dire, un continuo, attraverso gli abiti vediamo una continua storia di sconfinamenti, no? Sicuramente, come dire, questo sconfinamento del genere femminile verso il maschile, che è stato più un travestitismo, però ci impone anche di ragionare in termini di differenze e di diseguaglianze. È proprio su questo che interviene il genere, no? Questo titolo che avete dato voi oggi, l'abito non fa il genere, se ci mettiamo un piccolo punto interrogativo alla fine della frase, sicuramente ci apre a una molteplicità di riflessioni, invece che a un'affermazione in sé chiusa e conchiusa, no? E la prima, diciamo, riflessione è il fatto che appunto il concetto di genere già è un tentativo di superamento o comunque di ampliamento della riflessione del concetto di sesso, che ci rimanda invece alla nostra dotazione biologica, che certamente, come dire, interagisce col genere, ma appunto interagisce. Il genere ci richiama all'idea che noi costruiamo socialmente anche ciò che siamo fisiologicamente, no? E a tale proposito, per chiarire quello che voglio dire, per non rischiare di essere troppo confusa, c'è un sociologa, perché poi una persona trans australiana che si chiama Connell, che usa il concetto di incorporamento. Anche in questo incorporamento fa riferimento proprio al modo di abbigliarsi. Si chiede, ma perché proviamo un piacere anche nel conformarci alle mode, no? Che sono oggi state citate da più parti. Beh, perché sì, perché è l'incorporamento delle norme, è un processo con cui certamente dobbiamo fare pace, di cui dobbiamo avere consapevolezza, perché anche attraverso l'abbigliamento, anche attraverso gli artefatti materiali, noi incorporiamo delle norme sociali. Noi, se pensiamo proprio al concetto di incorporamento, pensiamo intanto a una prospettiva di interazione, non siamo totalmente determinati, scegliamo anche come provare piacere nel conformarci o meno, no? E cogliamo anche immediatamente un processo che non è mai identico a se stesso. Quindi questo, come dire, relativizza anche le nostre conoscenze e anche, come dire, i nostri tentativi di procedere con certezze, no? Volevo farvi vedere banalmente, appunto, a proposito di certezze, no? Questa vignetta che molti di voi probabilmente conosceranno, no? Anche attraverso l'abbigliarsi, che è comunque una manipolazione del nostro corpo, un intervenire sul nostro corpo, in questo caso appunto femminile, no? Sappiamo, veniamo da anni in cui la letteratura e l'osservazione delle studiose in particolare ci ha parlato di un concetto di risessuazione, cioè di ripristino di norme di tipo tradizionali, quindi oppositive, no? Oggi qui abbiamo menzionato il gender neutral, forse è un'altra, come dire, un'altra tappa verso un nuovo cambiamento, verso una nuova prospettiva su cui dobbiamo ragionare. E la risessuazione presuppone che cosa? Presuppone appunto il ritorno del rosa e celeste, come dicono alcune studiose, banalizzando, riducendo, e anche di una sessuazione molto precoce anche nella vita dei bambini, no? Per esempio, la mia generazione non aveva i giochi da maschio e da femmine, o una rigida partizione anche nell'abbigliarsi tra maschi e femmine, ostentando oggetti anche di abbigliamento che appartengono all'adultità, per esempio la biancheria, applicata invece già dalla prima infanzia, proprio per rimarcare queste differenze. Quindi differenze che si estendono dai giocattoli agli abbigliamenti, ma addirittura, se fate un esperimento, anche nelle gelaterie, con i gelati preconfezionati, i
gelati da maschi e da femmine, un'esperienza che io ho fatto come madre, per cui che mi viene chiesto dal gelataio ma vuole quello da maschio o quello da femmina. Ecco, questa è una domanda che vorrei prendere il biglietto della lotteria prima di rispondere. Bene, ok. Però appunto in questa, diciamo, logica, no, oppositiva, in realtà non esaurisce neanche la spiegazione, questo che ci dice questa vignetta, perché ci sono delle differenze che sono delle differenze intragenere, interculturali, intercontestuali, storiche, trasversali, eccetera, no? Qui vedete due opposti modi che, se volessimo usare delle categorie riduttive, diremmo: ah, una emancipata, l'altra poveretta. Ma come si guardano reciprocamente? Si guardano tutte e due come corpi in qualche maniera sessualizzati, quindi che hanno pienamente incorporato il piacere di conformarsi a quelle che vengono riconosciute appunto come le norme dominanti. C'ho giusto due o tre cose, non vado lunga. Okay? Quindi questo per dire che cosa? Per dire che, per esempio, ecco un concetto che ci può anche aiutare così a riflettere, è quello introdotto dalla Linda Nicholson, che parla del genere, quindi l'insieme del corpo e del sesso, come una sorta di, come frutto di un processo. Questo processo lei lo spiega attraverso il concetto di attaccapanni, cioè sul nostro corpo noi appendiamo una serie di artefatti sociali, che sicuramente sono anche i vestiti che indossiamo, il modo in cui ci pettiniamo, ma, dicono anche altre studiose, anche il modo in cui usiamo la voce, in cui gesticoliamo, in cui ci muoviamo nello spazio. Tutto questo insieme contribuisce a creare il genere, a produrre il genere, ed è una produzione, no, continua, costante. E a tale proposito, un altro concetto, poi giuro smetto con i concetti, che rende un po' più complessa questa idea dell'attaccapanni, che un po' trascura, no, il ruolo del corpo, che sembra un corpo inerte sotto gli artefatti, no? Non risolve il ruolo del corpo, perché il corpo diventa una sorta appunto di appendipanni su cui possiamo mettere un'infinità di attaccapanni. Invece, sempre un'altra sociologa statunitense, la Barry Thorne, utilizza, in contrapposizione alla teoria del determinismo biologico, quindi siamo nati femmine e quindi questo essere nate femmine, per esempio, ci determina tutta una serie di comportamenti, ruoli sociali, eccetera, opponendosi a questa visione, che chiama quella del corpo tela, utilizza la metafora del corpo tela, quindi una tela su cui noi scriviamo le nostre storie individuali e scriviamo però anche le storie del nostro tempo, le storie collettive, no? Mostriamo delle appartenenze, e questo è il piacere di conformarsi, il bisogno di appartenere, ma anche di prendere le distanze, l'abbigliamento come contestazione, appunto, no? O come nascondimento o come ostentazione. E a tale proposito vorrei, diciamo, anche, come dire, brevemente concludere con una lettura che ho fatto tanti anni fa e che continuo comunque a riproporre in questo brano, di una sociologa marocchina che si chiama, come me, Fatima Mernissi, una sociologa che ormai è scomparsa da qualche anno, e in questo testo che si intitola L'Arema e l'Occidente racconta in un brano di una sua esperienza in un grande magazzino di New York, a Manhattan. E quindi lei entra e cerca di scegliere, diciamo, un vestito, si guarda intorno. La Fatima è una corporatura normale, ma piuttosto, diciamo, sul tendente mediamente robusta, e non trova la taglia che fa per lei, no? Ecco, badate bene che questa questione della taglia, per esempio, è molto interessante, perché abbiamo attraversato tutto un lungo periodo in cui le taglie, penso che l'abbiate sperimentato tutte voi, a parità di taglia si sono molto ridimensionate, perché è cambiata la norma, no? Ridimensionate nel senso di restringersi, no? Restringersi drammaticamente. E quindi lei chiede a una commessa, la commessa le dice:
lei è troppo grossa. E lei risponde, grossa rispetto a cosa? Beh, rispetto alla taglia 42-40, che sono la norma. E la Fatima risponde, ma qual è la norma? Dov'è la norma? La norma è dappertutto, non la vede? E nomina una serie di stilisti che dettano appunto le norme. E poi le chiede, ma lei da che parte del mondo viene? E la risposta è molto bella, che vorrei proprio concludere con questa risposta che Fatima Mernissi dà. Lei dice, vengo da un paese dove non c'è una taglia per gli abiti delle donne. Io compro la mia stoffa e la sarta o il sarto mi fanno la gonna di seta o di pelle che voglio. Non devo fare altro che prendere le mie misure. Ogni volta che ci vado, né la sarta né io sappiamo esattamente la misura della gonna nuova. Lo scopriamo insieme mentre si fa. A nessuno interessa la mia taglia in Marocco finché pago le tasse per tempo. Attualmente non so proprio quale sia la mia taglia, a dire il vero. Ecco, vedete, questo secondo me è una bella provocazione, e la lascio così anche a chi verrà dopo di me, anche in termini di presa di coscienza delle differenze. Okay? Di presa delle coscienze delle differenze, perché questo processo incorpora le differenze, le interiorizza e interagisce con gli artefatti, no? Interagisce con ciò che si incorpora. Okay. È una prospettiva molto, secondo me, anche distante dalla questione del cosiddetto, la prospettiva del cosiddetto gender neutral, dove, la lancio come domanda, sembra anche, come dire, palesarsi un rischio di porre un'enfasi più che su una possibilità di attraversamento. Ecco, veniamo appunto da un processo di risessuazione e anche di ripristino, no? E anche di recessione rispetto a diritti, norme, eccetera, eccetera, dove la neutralità tende a prevalere sulle differenze, quasi come se ancora oggi queste differenze si faccia un pochino fatica a prenderne coscienza in qualche maniera, a prendere cioè questa stoffa e di volta in volta a costruire su questi corpi che sono differenti, riconoscendo appunto le differenze di fatto. La differenza è, come dire, da riconoscere, riconoscibile e da riconoscere, quale presupposto perché non sia la base legittimante della trasformazione in diseguaglianza. Okay. Buongiorno a tutti, e volevo intanto ringraziare per poter condividere anch'io il pensiero e contribuire a questa iniziativa. Io appunto lavoro nell'abbigliamento e sono, diciamo, in prima linea sul fatto dell'abito non fa il genere, però volevo premettere che condivido in pieno il pensiero del professor Bocciartieri sul fatto che comunque sia, penso che anche il mio settore sia la punta di un iceberg, dove però i problemi sono molto più a fondo e molto più, diciamo, interiori piuttosto che un singolo abito. E noi lavoriamo appunto sull'estetica e quindi spesso e volentieri siamo abituati ad un confronto anche a livello di stereotipo, a livello di condivisione di pensieri. Spesso e volentieri in prima linea, sinceramente parlo nel mio settore, non è molto evidente questa differenziazione, non tanti ne parlano, perché poi ovviamente sul palco comunque gli artisti vengono, diciamo, anche veicolati da quello che è il mondo dietro, dove appartengono, quello che parlano, quello che dicono, e quindi non è molto facile, diciamo, interagire o comunque sì andare poi a smascherare la cosa. Noi come identità proprio fisica, diciamo, di quello che facciamo, come piccolo esempio, non abbiamo mai avuto a livello di vendita una categorizzazione. Per esempio sul nostro sito noi non abbiamo per lui, per lei o maschio o femmina, noi abbiamo semplicemente uno shop dove ogni persona è libera di acquistare quello che può essere o meno un capo più affine a se stesso o comunque sia che lo rappresenta meglio, che è quello che poi
a livello di azienda cerchiamo sempre nel cliente finale, ovvero di cercare di far sì che la persona che acquisti un capo si riesca ad interpretare o riesca a sentirsi se stessa all'interno di quel capo che acquista. E quindi è un tema probabilmente, sinceramente, anche molto importante quello di cui si va a dibattere oggi, che l'abito non fa il genere. E, però a maggior ragione nella società in cui viviamo, soprattutto per quello che vediamo anche in televisione, sembra spesso che sia anche una tematica un po' surclassata, del fatto che ormai, ma sì, tutti vedono che comunque si ammettono quello che più gli piace, quello che più gli fa comodo, però poi probabilmente a livello di un'introspezione anche a livello personale o comunque sia di quello che è poi la singola persona non è sempre così, perché come dicevo appunto poco fa, spesso e volentieri tante scelte anche a livello mediatico, a livello di artisti o a livello stilistico vengono veicolate da quello che è poi dietro una casa discografica oppure un messaggio che deve passare dal livello di chi lo interpreta a livello mediatico o di palcoscenico. E quindi non è sempre semplice, diciamo, affrontare questi temi qua. E io quello che mi auguro sempre è che, almeno nel senso soprattutto le persone che lavorano negli ambiti che hanno a che fare con queste tematiche qui, riescono sempre a trasmettere il fatto che comunque sia rimangono dei capi d'abbigliamento nel 2023 e quindi devono sempre passare che, per quanto importanti possono essere, spero che lasciano sempre spazio alla persona che li indossi piuttosto che alla griff che li mette, alla griff che è al marchio del capo stesso o comunque sia all'etichetta che viene riportata sull'abito di per sé. Non è sempre semplice, però vedo che ovviamente sono una piccola realtà e nel mare dove nuoto io ci sono ovviamente delle realtà che sono affermate da centinaia di anni che affrontano questi temi giornalieri tutti i giorni e diciamo che sono proprio dei portabandiera, come dei brand molto grandi a livello nazionale come Gucci, Prada e Armani. E non è sempre semplice appunto, non è sempre semplice affrontare soprattutto anche nel piccolo queste cose qua, però vedo che tante volte anche a livello di imprenditori, diciamo, dei piccole e medie imprese come quello che rappresento io, tanti ne fanno una caratteristica fondante di quello che poi è il loro operato, come lo è stato per me. Vedo che tanti ragazzi che si interfacciano con, diciamo, il mondo della sartoria, col mondo dell'abbigliamento, col mondo dell'imprenditoria a livello sartoriale, lo danno proprio come una caratteristica alla base del loro operato, quindi diciamo che non... per quel che posso dire, diciamo, vedo che dalla base, diciamo, di partenza del lavoro, e mi fa piacere, tante persone, tanti ragazzi che si approcciano lo danno proprio come una caratteristica scontata, che non ci sia bisogno di differenziare il genere o di dire questo è un capo da donna, questo è un capo da uomo. Noi personalmente ci interfacciamo con tante stylist che lavoriamo con tanti personaggi dello spettacolo e una delle cose che sinceramente ci tengo a dire, che è una cosa che a me fa sempre piacere, vedo che loro ovviamente non hanno mai avuto neanche un pensiero nel chiedere un capo che era magari più soggetto ad un vestito femminile per farlo indossare ad un uomo o un maschio, o comunque sia una persona, un maschio che vada sul palcoscenico. Perché appunto, conoscendo la personalità dell'artista, si basavano solo ed esclusivamente su questo, sul fatto che l'artista si sentiva più a suo agio con un abito che magari aveva una lunghezza maggiore della gonna o una lunghezza maggiore del pantalone, una vestibilità un pochino più ampia, che magari sono caratteristiche che possono essere ricondotte più al genere femminile. E quindi diciamo che sul lato tecnico e sul lato pratico, diciamo, del settore in cui opero io, almeno l'abito si cerca di far sì che non faccia sempre il genere. Però appunto è sempre una tematica che poi l'artista sta sul palco 20 minuti e poi dopo quei 20 minuti poi si riparte a zero spesso e volentieri, quindi ognuno poi a casa sua o soprattutto nel quotidiano dove non c'è sempre la telecamera o la fotocamera o il palcoscenico deve affrontare questi temi giorno dopo giorno. Io spero che, come dicevo appunto all'inizio, il fatto che anche diversi giovani lo diano come caratteristica alla base del loro operato, spero che con l'andare del tempo e con appunto il passare degli anni questa soglia si diminuisca sempre più, facendo modo che soprattutto a livello scolastico, comunque sia a livello di didattica, comunque sia dove i ragazzi crescono, si riesca proprio a trasmettere questo messaggio, ma soprattutto i ragazzi stessi riescono a dar loro come caratteristica alla base questo, che non sia mai un abito a caratterizzare la persona che lo veste, però ovviamente è una problematica abbastanza importante.
E spero sempre che anche gli artisti che indossino questi abiti spendano più che una parola soprattutto per quello che mettono, ma anche per cosa lo fanno e per come lo mettono e per cosa vogliono far passare come messaggio. Spesso e volentieri, quando abbiamo l'opportunità, cerchiamo sempre di fare anche dei progetti fatti ad hoc con persone che hanno ed hanno anche la possibilità di trasmettere il loro messaggio personale, soprattutto a livello di quello che trasmettono, perché poi tanto nei loro 20 minuti diciamo di esibizione, oltre a quello che cantano, che poi tanto lo conosciamo o meno perché si può riprodurre, si può sentire ovunque, l'impatto scenico si possa vedere anche Sanremo, voglio dire, è tornato tra virgolette soprattutto negli ultimi anni, anche dopo il Covid o poco prima del Covid, 2019, 20, 21, 22, è tornato diciamo una delle principali manifestazioni di interesse a livello soprattutto mediatico per le case stilistiche come me o comunque palcoscenici anche più importanti, proprio per l'effetto mediatico dei messaggi che si vogliono far passare, come è stato per esempio Achille Lauro un paio di anni fa, come adesso quest'anno c'è stato, penso il più evidente sia stato Rosa Chemical, che ha rappresentato a pieno penso quello che sia il genderless o il gender neutral. E però mi piacerebbe appunto che sia un messaggio che venga e poi protratto e condiviso diciamo sulla quotidianità, che è poi quello che è l'ambito più importante, perché ripeto, purtroppo loro spesso e volentieri sono portati a fare un intervento, una canzone o comunque sia un'intervista di 10-15 minuti, però anche la loro giornata è di 24 ore, quindi è sempre più importante diciamo che lo rappresentino loro a pieno per quello che vogliono far rappresentare se stessi, piuttosto che cercare soprattutto loro di dare un messaggio che, avendo loro più audience o più appunto un ventaglio un pochino più ampio di pubblico che li segue, è importante appunto che condividano i loro messaggi personali e quello che effettivamente pensano e provano nel vestire un certo stile o nel portare diciamo sul palco un certo abito piuttosto che un altro. E grazie. Abbiamo a questo punto l'ultimo intervento della tavola rotonda, e prima di passare alla premiazione con Camilla Sperandini, Corinna Sperandini, che è anche lei un'imprenditrice, è stata anche docente all'Università di Urbino quando c'era il corso di moda, tantissime, una personalità molto sfaccettata, e oggi ci parlerà però della produzione di tessili per l'aeronautica, il mondo spaziale, e quindi ci proiettiamo in un futuro che adesso scopriremo. Forse penso che serva, no, deve c'è uno streaming, se no non si sente. Ok, rimbomba tanto. Ok, allora, io in questo momento rappresento una società che fa tutte per lo spazio, quindi fa tutte per gli astronauti. Però le mie attività sono nate 30 anni fa occupandosi di abbigliamento e in particolare di lusso. Per cui oggi facciamo innovazione, ma siamo nati nella tradizione. L'abbigliamento è sempre stato, diciamo, dopo gli anni di cui abbiamo parlato prima, in cui gestiva molto le specificità tra uomini e donne, poi l'abbigliamento è diventato un vero e proprio business, e tutto quello che è rientrato nel business è stato utilizzato senza regole. Il gelato di cui si parlava prima, da maschio e da femmina, è una questione di marketing, cioè è per venderne di più, non è perché in realtà vogliamo divisionalizzare i maschi dalle femmine. E anche nell'abbigliamento questo è stato fatto moltissimo. Quando scegliete un capo d'abbigliamento, non lo scegliete in base al vostro genere, ma lo scegliete in base alla comunicazione che avete sentito anche quando non vi siete accorti. Lo scegliete in base al vostro gusto, lo scegliete in base al vostro umore e lo scegliete in base a quello che dovete fare, perché magari sul lavoro è più adeguato vestirsi in un certo modo a seconda del lavoro che avete. Se fate il maestro di tennis non ci andate con lo smoking. E quindi dobbiamo considerare che molto spesso l'abbigliamento non si sceglie affatto
in base al genere, ma si sceglie in base a moltissime altre cose. Ci vestiremo in futuro come diciamo lo spazio prevede che ci vestiremo? Non lo possiamo sapere. Sappiamo che moltissime cose che sono state studiate per lo spazio sono poi state utilizzate nel mondo comune. Quindi spesso e volentieri la ricerca per lo spazio serve per, anche per migliorare la vita sulla Terra. Una cosa banalissima sono gli occhiali da sole, che se non si fosse andati nello spazio non avremmo. Altra cosa sono gli occhiali che avete con le lenti antigraffio o i vetri antigraffio, non li avremmo se non fossero stati studiati per lo spazio. Non avremmo neanche i telefonini, perché tutto quello che è senza cavi si è studiato per lo spazio. Non si è mai studiato l'abbigliamento. Quando voi casualmente vedete qualcuno che va nello spazio, vedete che partono con delle specie di scafandri, si chiamano ESA, sono tutte extraveicolari che hanno moltissime funzioni, che ovviamente servono all'astronauta perché l'astronauta esce dalla navicella in una zona dove non c'è gravità e dove ci sono orbite differenti, deve poter respirare, deve poter vivere per fare magari un aggiustamento ad una navicella o per fare una passeggiata sulla Luna, e quindi hanno questo scafandro che bene o male tutti avrete visto qualche volta. Però quando li vedete intervistati all'interno delle stazioni spaziali, perché gli astronauti da una parte partono con i loro scafandri, dall'altra poi li vedete spesso e volentieri all'interno della stazione spaziale, che magari fanno un'intervista, salutano i figli piuttosto che chi. Come sono vestiti? Vi siete mai accorti? Vi è mai capitato di vederli? Sono vestiti con una t-shirt qualunque della Fruit of the Loom e un pantaloncino che balla mentre parlano. E ecco, questo perché non si è mai studiato un abbigliamento adeguato alla vita nello spazio. Studiando un abbigliamento adeguato alla vita nello spazio, sicuramente avremo dei vantaggi anche sulla Terra. La prima società che ha studiato delle tute interattive, e cioè tute da astronauta che prendono e rilevano i dati biomedicali, l'astronauta naturalmente è sottoposto a cose che noi non immaginiamo neanche. Per esempio nella stazione spaziale c'è la stessa aria da 20 anni, perché non c'è il ricircolo dell'aria. Il ricircolo dell'aria viene fatto in maniera, diciamo, in maniera tecnica, ma l'aria è quella. Per cui è faticoso stare nelle stazioni spaziali e fare esperimenti che poi serviranno sul pianeta Terra. E ci sono tante altre criticità, c'è la mancanza di gravità, per cui hai sempre il sangue che ti sale in alto, perché non c'è la gravità. E allora l'abbigliamento studiato per dare maggior comfort a tutte le problematiche che si hanno nello spazio non è mai stato studiato fino ad oggi. La prima società che ha fatto una cosa del genere è nelle Marche. Si chiama Spacewear e ha fatto una tuta costruita in 150 parti. 150 parti, quando voi fate una qualunque tuta o qualunque capo di abbigliamento vi mettete addosso, ha due gambe, due braccia e un torace. Invece qui ci sono 150 pezzi cuciti tra loro, saldati, con una saldatura che potremo usare assolutamente in futuro anche per le cose che metteremo noi sul pianeta Terra. E sono state fatte 150 parti per dare il massimo del comfort all'astronauta che si muove all'interno della stazione spaziale, che altrimenti se non mette la t-shirt e il pantaloncino poi viene sempre, ha sempre dei movimenti molto difficili, per cui si veste in quel modo lì, ma d'ora in poi si potrà vestire in un altro modo. E usando appunto questi oggetti che sono estremamente confortevoli, costruiti in tante parti e che hanno un sistema wearable che è stato studiato il più piccolo possibile, ma lo faremo sempre più piccolo, che prende i dati del fisico dell'astronauta che subisce in quel momento delle problematiche. Ma pensate quando magari potremo avere queste cose mentre guidiamo e nel momento in cui c'è un incidente o abbiamo un incidente, questi capi di abbigliamento potranno comunicare immediatamente
i dati di come sta la persona che ha avuto l'incidente, oppure magari quando andate a fare una corsa o qualunque altra cosa, perché magari quando andate a fare una corsa e vi monitorate con il Garmin o con il Polar pensate di esservi monitorati, ma non vi siete monitorati, perché quegli oggetti lì danno dei risultati sfasatissimi e danno dei risultati molto poco precisi ai quali voi vi attenete e nei quali credete, ma esattamente come il marketing nell'abbigliamento. Non stanno affatto così le cose. Non possono prendere dati precisi se hanno una sola via. Pensate che per sentire il vostro cuore bisogna avere 12 vie per sapere veramente come sta. Questi oggettini qui che vi mettete addosso ce n'hanno una. Quindi che dato vi danno? Nessun dato preciso. Ma al di là di questo stiamo studiando un sacco di tessuti innovativi che hanno funzioni innovative. Pensate per esempio a un tessuto che cambia colore, ve lo mettete alla mattina perché avevate l'umore di uscire d'azzurro, alla sera avete qualcosa di importante e volete avere l'umore da black dress e il tessuto cambia colore. Quindi lo spazio porterà sicuramente ad un miglioramento. Ci sono anche i tessuti autopulenti, fondamentale il tessuto autopulento, molto importante, soprattutto per chi ha da fare parecchio con le lavatrici. Diciamo che sono tessuti, si stanno facendo anche i pavimenti autopulenti, se vi può essere d'aiuto. Comunque tessuti autopulenti, tessuti che cambiano colori, tessuti di funzione. Per cui nel mondo dello spazio tutto si studia tranne il genere, cioè il genere proprio non interessa. Interessa la funzione, interessa il design e in questo cercheremo di essere i primi, come siamo già stati nell'abbigliamento per tanti anni. Questo grazie al fatto che la prima azienda che ha fatto queste tute interattive è italiana. E quindi vorrebbe intervenire anche dal punto di vista del design e dello stile, perché comunque l'Italia porta uno stile e voi stessi portate uno stile in giro quando vi vestite, perché non credo che vi siate mai messi addosso qualcosa che non vi piace, non lo mettete, mettete qualcosa che vi piace e quindi seguite uno stile. Come poi si è formato lo stile è un altro argomento e oggi non c'è tempo di parlarne, però è questo che portate avanti ancora prima del genere. Il vostro stile. Il design è molto importante per l'Italia, per cui costruire le prime tute interattive e le prime tute per lo spazio che hanno delle funzioni che useremo anche noi e non saranno funzioni che ci legano per forza a qualcosa di sportivo. Si potrà fare con questi materiali qualunque tipo di abbigliamento vorremmo produrre. È chiaro che si produce nel mondo l'abbigliamento per tante funzioni, ancora più che per il genere, no? Per cui, ripeto, come dicevo prima, se andate a giocare a tennis non sarete vestiti come un cocktail in piscina, almeno fino ad ora è così, potrebbe anche cambiare, però per il momento è così, e quindi la funzione è sempre molto importante. Oltre alla funzione dobbiamo appunto considerare il design, consideriamo lo scafandro che viene messo addosso agli astronauti, è una cosa che si può migliorare moltissimo dal punto di vista del design, migliorando il comfort, perché design e funzione sono sempre legati. Pensate al mondo automobilistico, nel mondo automobilistico design e funzione dell'auto sono legati. Se l'auto deve pesare, deve avere un certo peso, perché se è superiore consuma troppo di gomme o di carburante, anche il design si adeguerà a questo. Quindi è un concetto completo, complesso, che per la prima volta un'azienda italiana che si chiama Spacewear ha messo in campo e la Federal Aviation americana, che è stringentissima perché richiede che tutto ciò che vola, che va nello spazio piuttosto che è semplicemente nello spazio perché si occupa di spazio, deve avere degli stringenti elementi di security, ha passato questa tuta e quindi questa tuta fatta in Italia nelle Marche volerà con la Virgin Galactic, l'aeronautica militare e il comandante dell'aeronautica militare che guiderà la navicella della Virgin Galactic tra pochi mesi. E poi ce ne sarà un'altra, un'ulteriore evoluzione che invece volerà con SpaceX, che è il vettore di Elon Musk. Ma tutto questo porterà dei cambiamenti anche nel nostro modo di vestire, che naturalmente vedremo più tardi, perché tutto quello che nasce nello spazio poi viene utilizzato 20 anni dopo. Ma lo vedremo. Grazie.
Bene, siamo partiti diciamo dal mondo antico e siamo proiettati nello spazio e passiamo adesso quindi alla premiazione. Allora, il rettore non è ancora tornato, non so se a questo punto la prorettrice Viganò e la delegata rettorale vogliono dare, visto che insomma, siete, dare i premi. Allora, un attimo. Dobbiamo rifarlo? Allora, la prima classificata è Alice Magnoni con la foto Habitus, studentessa di corso di scienze tecniche psicologiche. Ricordo che tutte le foto sono state valutate in base a tre criteri, che sono quelli della pertinenza della fotografia rispetto alle finalità del concorso, l'originalità della fotografia e la qualità tecnica della fotografia. Alice ha conseguito un punteggio totale di 92.4 su 100, complimenti. Adesso chiediamo a Alice, prima di passare alle seconda e alla terza premiata, di spiegarci cosa ha voluto rappresentare e quali sono state le sue progetto con questa fotografia. Forse ti puoi mettere sul... Sì, come ho anche scritto nella descrizione della foto, è un'immagine che cerca di rappresentare un passaggio generazionale, perché appunto c'è uno studio, possiamo dire, dei colori. Perché, come è stato detto prima, anche per le coppette del gelato c'è stata sempre questa classificazione di genere maschile o femminile in base al colore rosa, al colore blu. E il fatto che una bambina, perché alla fine quella della foto doveva essere una bambina, vestisse una bambola di genere femminile in maniera maschile, anche
con accessori di genere maschile, come può essere la cravatta, che rappresentano questo fenomeno che sta un po' tornando, che è quello del mannishing, appunto. E, torna sempre questo utilizzo del rosa e del blu per indicare un genere, già dall'infanzia, perché anche banalmente quando si va a scegliere un grembiule si guarda al colore rosa o al colore blu per un bambino o una bambina. E, vorrei spezzare anche una lancia a favore della moda. Non sono un'esperta di moda, ovviamente, però il fatto che la moda in sé non ha colpe, sono le persone dietro la moda che cercano di vedere la moda come appunto una distinzione anche di classi sociali, e quindi ho apprezzato appunto anche la possibilità che hanno dato con questo concorso di rappresentare appunto questo tema, che è molto importante perché è quello che c'è dietro alla moda stessa e anche scusate e è quello che c'è dietro alla moda, che sono le persone che rappresentano appunto un abito, quindi l'importanza stessa la fa la persona e non l'abito. Grazie. Laura e poi di nuovo. Secondo, posso? Ascoltami lo stesso, seconda classificata di Elena Camerini. Elena è iscritta al corso di lingue aziendali e ha totalizzato 90,2 punti. Pertinenza della fotografia rispetto alla finalità del concorso, 44 punti. Originalità della fotografia, della fotografia, 23 punti. Qualità tecnica della fotografia, 23,2 punti. Ce la facciamo, dai. La Laura tiene la testata, tengo questo. Tieni questo, io tengo questo. A lei. Io con questa fotografia che ho intitolato Ascoltami lo stesso ho voluto rappresentare il fatto che spesso l'abbigliamento per noi donne è considerato un modo per affermarci e spesso non veniamo prese sul serio quando ci troviamo a vestire un certo tipo di abiti, delle gonne troppo corte, un certo tipo di colore come può essere il rosa, perché è considerato un colore appunto tipicamente femminile e la donna viene sempre vista come il genere più debole. Chiaramente questo è un argomento, una metafora che ho voluto portare sia nell'ambito del vestiario ma anche nell'ambito
della quotidianità, degli interessi, delle scelte, interessi come può essere un certo tipo di sport da guardare, la differenza tra l'importanza che viene data al calcio e l'importanza che viene data alla danza, per esempio, che anzi alcune volte la danza nemmeno viene considerata sport. E in tutto questo, per rappresentarlo in modo pratico, ho deciso di indossare gli abiti, la camicia e i pantaloni di mio padre. Sono entrata nel suo armadio per rappresentare il fatto che sono abiti che non mi appartengono, abiti che non sono miei, mi stanno grandi e non sono il giusto modo di rappresentare la mia identità, il mio modo di essere. Quindi, grazie. Gloria Musumeci, terza classificata con l'opera Due riflessi dello stesso universo. Gloria è una studentessa del corso di scienze tecniche psicologiche che ha conseguito un punteggio complessivo di 90, 45 punti per pertinenza della fotografia rispetto alle finalità del concorso, 24.2 originalità della fotografia, 20.8 qualità tecnica della fotografia. Complimenti. L'oggetto principale della mia foto è lo specchio. Quando noi ci specchiamo, pensiamo di vedere riflesso ciò che siamo realmente, però non sempre questo capita. Esattamente come nella vita reale, magari quando vediamo una persona che sembra avere una vita perfetta, in realtà ha i suoi problemi anche lei. Qui vediamo il nostro soggetto che si specchia e l'immagine dello specchio è la vera sé. In questo caso lo specchio sta riflettendo veramente ciò che lei è e lei paradossalmente è il falso. E voglio indicare con questa foto di cercare di essere noi stessi, perché anche se la società ha degli standard che non sono associabili a noi, possiamo tranquillamente pensare che la società cambia noi, ma noi possiamo cambiare la società perché siamo noi che la costituiamo. Bene, a questo punto guardiamo tutta la mostra virtuale che comprende, come dicevo, tutte le foto che sono state incluse in graduatoria dalla commissione. Vedo che alcune delle persone che hanno scattato le foto sono in sala e mi fa molto piacere. E dopodiché ci trasferiamo a San Girolamo per tagliare il nastro della mostra in presenza. Allora, qui abbiamo Eden di Cristina Borrelli. Preciso che è stata una commissione a decidere come ordinare le foto. Non sono, diciamo così, ordinate in questa mostra virtuale in base alla posizione in graduatoria, ma le abbiamo messe, diciamo così, in maniera tale da legarle sia per qualche aspetto sia estetico che di contenuto che ci sembrava interessante.
quindi Eden di Cristina Borrelli. Cieca apparenza di Andrea Castellan. Ogni foto ha una didascalia che non leggiamo, ma che potete leggere, alcune sono più lunghe, altre sono più brevi. Genere umano, di Aurora Sammarini. Occhio al genere, di Lorenzo Temperini. Giù l'armatura, la sera, di Crizia Bracci. Ermafroditismo moderno, di Gabriele Bruni. Respira, di Valentina Amico. Divisione distorta, di Davide Giorgini. Oddio, scusa. L'ora di scegliere, di Letizia Berno. Don't Judge Me, di Vanessa Petrini. Riflesso di donna, di Martina Marion De Felice. What I Dress, What I Feel, di Alice Agostini. Attraverso lo specchio, di Cecilia Chiavarini. Donna, cravatta e pipa, di Alessia Camilloni. Stanca di sentire è da uomo, di Lucia Mosciatti. Memento odere sempre, di Maria Sofia Venturi. Be Your Own Freedom, di Misia Bonaccorsi. Connessione tra passato e presente, di Giorgia Palladini. Modi di apparire e modi di essere, di Francesca Tondo. Addolorata, di Yuri Tarquini. Labbra color cravatta, di Arianna Fortini. Nozze di viscosa, di Adriana Valicenti. Esperimento cruciale, di Asia Furia. La verità e l'apparenza, di Oksana Dubensova. Indecisa, di Alice Cairo. Volontà di essere, di Aki Ibrahimi. As He, She, They, di Jonathan Ibrahimi. Mascio e l'orso, di Marco Matteucci. Abbi cura di te,
di Pari dell'Andolfo. Non chiamatemi signorina, di Francesca Persichini. Il peso della società, di Francesca Pia Bancone. Salto nel vuoto, di Ardiola Prifti. Come Napoleone, di Antonella Lista. L'impermeabile allo stigma, di Mariano Nanocchio. Diamo un calcio agli stereotipi, di Giulia Scalise. Stile sportivo, di Yoro Meng Ndiaye. Un assist contro gli stereotipi, di Anna Lisa Messina. Abbiamo parcheggiato in strada e litigato col vento, di Giulia Staffolani. Libertà, di Dennis Rosati. Tornando a casa, di Luca Polidori. Io che faccio mio papà, di Giorgia Pari. Verde speranza, di Patrizia Bastianelli. Callida iunctura, di Pascal Pavanelli. Eleganza e ardore, di Sofia Fiorani. Come se, di Marina Bove. Tacco 12 e pistola calibro 21, di Lucia Orbinati. Senza identità, di Maria Giulia Pro. Uguali nel fango, di Michela Gaudenzi. Intimi contrasti, di Simone Buratti. Il la signor nessuno, di Aurora Benedetti. All Together Now, di Aurora Righetti. Habitus, di Alice Magnoni. Due riflessi dello stesso universo, di Gloria Musomeci. Ascoltami lo stesso, di Elena Camerini. Grazie. E complimenti alle autrici e autori delle foto. Bene, ci trasferiamo ora alla biblioteca di San Girolamo per la mostra, per inaugurare la mostra fisica. Grazie.